Dobbiamo stare attenti a diminuire i carboidrati, a cercare di mantenere un apporto importante sia di fibre naturali, di frutta e verdura, ma facendo attenzione alla giusta quota di proteine, specialmente nelle fasi più avanzate della nostra età. Il suo auditorio, infatti, è composto da... Principalmente ho avuto oggi soggetti con qualche anno in più che necessitano magari di una piccola induzione all'attività fisica, una corretta misura dell'alimentazione, anche se i nostri anziani, tra virgolette, sarebbero più esperti di noi per quanto concerne il cibo di qualità, al contrario dei giovani che purtroppo si rivolgono molto spesso da fast food e quindi cibi a volte pericolosi. Lei sta attento e come adesso, come adesso? Beh, io sto attento. Allora, innanzitutto facendo delle passeggiate alla mattina, un'alimentazione molto corretta, niente alcolici, acqua minerale, qualche volta un po' di birra, qualche volta, ma deve essere una eccezionale. Perché ritiene questo appuntamento utile? Come lo ha presentato ai suoi, tra virgolette, anziani? Intanto è un momento bello perché è il primo momento in cui ci si rivede in presenza, quindi noi abbiamo dato un grande valore all'impatto psicologico di rivederci. E come primo incontro, perché con gli amici della FOGI faremo più seminari formativi, abbiamo voluto parlare dell'aspetto nutrizionale, molto importante anche collegato all'aspetto pandemico. Ma noi stiamo percorrendo altre strade, soprattutto sulle malattie oncologiche. In particolare, il progetto da me presentato e approvato dalla ASL riguarda soprattutto un tumore che oggi purtroppo porta a morte nel giro di pochissimi mesi i pazienti, ed è il tumore del pancreas. Questo progetto prevede l'unica strada possibile per cercare di limitare soprattutto e dare sopravvivenza ai nostri pazienti, è quella della prevenzione. Quindi fare praticamente chiamare tutti i parenti di eventuali congiunti che hanno avuto questa brutta patologia, deceduti per questa brutta patologia, e cominciare a fare per esempio uno studio genetico, vedere se la persona è predisposta, poi progredire, diciamo, in tal senso con una risonanza magnetica, e poi nel caso ci fossero, diciamo, i motivi per poter procedere con una diagnosi più accurata e l'ecoendoscopia, che sarebbe un binomio, un matrimonio tra l'ecografia e l'endoscopia.